Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro oggi del 31 maggio. Andiamo subito a vedere quali sono i temi fondamentali della giornata. Il primo ovviamente riguarda Rixi, il vice ministro leghista che è stato condannato per le cosiddette spese pazze a 3 anni e rotti di carcere, in primo grado ovviamente. In questo caso, a differenza del caso della situazione di Siri, il vice ministro, in quel caso soltanto indagato, si è dimesso, non si è dimesso nelle mani di Conte ma in quelle del capitano, cioè di Salvini, e sono state accettate prontamente da Salvini, e questo dà il senso di un governo che comunque sta cercando di non esagerare troppo. Come dice oggi il Foglio, bene, nessuno dei due, Di Maio e Salvini, vogliono rimanere col cerino in mano, cioè il governo non lo vogliono far cadere loro, e quindi non ha messo il sedere davanti ai calci, direbbe in maniera, diciamo, un po' così irriverente qualcuno, Salvini. Anche perché in realtà i retroscena dei giornali dicono che Salvini vuol fare 4 cose pazzesche. Vabbè, la flat tax lo sapete, abolire sostanzialmente per un paio di anni il codice degli appalti, quindi un liberi tutti, e soprattutto vuol far fuori una serie di ministri che a lui non stanno simpatici, devo dire anche agli italiani. Toninelli, ministro dei trasporti, pensate un po' voi, che è la terza cosa, la TAV, che vuole assolutamente fare, mentre Toninelli non ci sente, e altri due ministri che sono Trenta, ministro della difesa, e il ministro, qual è il terzo ministro? E certo, il ministro Costa, quello dell'ambiente, che se fosse per lui tutta l'Italia sarebbe una terra dei fuochi. Nel frattempo, in maniera piuttosto ridicola o scontata, Di Maio ritorna leader del Movimento 5 Stelle attraverso un sondaggio, un referendum fatto da Casaleggio, nella piattaforma di Casaleggio, con i soldi dei deputati dati a Casaleggio. 40.000 votanti. L'unico dato importante di questo sondaggio è che Fico non vi ha partecipato. Il presidente della Camera, secondo me, non per motivi istituzionali, ma evidentemente per dare un segnale completamente diverso rispetto a quello che ci si immaginava su Di Maio. La cosa più bella della giornata riguarda, come sempre, da un paio di giorni la storia di Palamara, un magistrato che è stato presidente del sindacato dei magistrati, uno dei potenti magistrati italiani, che viene indagato. Oggi esce addirittura la mazzetta dei 40.000 euro. Sostanzialmente questi signori stavano gestendosi le spartizioni di chi va là, chi va alla Procura di Roma. Non entriamo nel merito. Se volete entrare nel merito, leggetevi tutti quanti i pezzi, ma è poco importante il merito. Lo vuoi piuttosto che Viola, chi si sta spartendo il posto fondamentale oggi, che, come dice Nordio, vale 3 ministeri, c'è cioè la Procura di Roma, il capo della Procura di Roma. Il punto fondamentale è quello che pone, secondo me, oggi Zurlo in maniera molto intelligente sul giornale, in cui dice: ragazzi, ma se non fosse stato un magistrato, la mazzetta da 40.000 euro, presunta, l'intercettazione col politico, presunto, i favori, presunti, beh, insomma, l'avrebbe arrestato. Siccome è un magistrato, non si arresta. Siccome è un magistrato, è tutto presunto. Siccome è un magistrato, è innocente fino a prova contraria. Io direi, e questo si dovrebbe aggiungere, che sono tutti così. Anche Tatarella, il candidato di Forza Italia, ucciso perché è ancora in galera a Milano. Anche il sindaco di Lagnano, leghista, indagato poco prima delle elezioni europee. Indagato e arrestato, sono tutti innocenti fino a prova contraria. Solo i magistrati, però, questa roba qua se la fanno valere. Secondo voi è una cosa normale? Secondo me no. De Feo ricorda sulla Repubblica di oggi come in realtà poi il CSM, che sarebbe il luogo in cui queste torbide trame sarebbero state gestite, è presieduto da Mattarella. Insomma, una specie di gigantesca bolla in cui se sei Mattarella, se sei Eco, va tutto bene. Se sono invece i politici, non potevano non sapere. L'altra cosa di giornata pazzesca è che la Cassazione, fatta proprio da questi magistrati super partes che decidono sempre, tenendo in considerazione l'imparzialità della giustizia, decidono che la cannabis light e i suoi derivati sono droghe e quindi configurano il reato di spaccio. Però c'è un piccolo problema che pone benissimo oggi sia Gramellini sia Mingardi, e cioè: ragazzi, ma lo Stato è lo stesso che ha autorizzato i negozi, ha stesso che ha autorizzato i coltivatori a fare questa roba qua. In che paese di merda viviamo in cui c'è lo Stato che ti dice: apri il negozio, fai il negozio, vendi quella roba, e poi dopo la Cassazione ti dice: sei uno spacciatore e rischi di andare in galera con questi magistrati? Poi, oggi, non vi sembra una cosa pazzesca? No, è l'Italia che racconta Mingardi che rimborsa i truffati delle banche, 10.000 truffati delle banche che sono vittime delle banche, e voglio vedere se, no, se rimborserà mai quelli che hanno messo, imprenditori che si sono inventati questo nuovo business legale e che dopo un po' è diventato illegale perché si è svegliata la Cassazione. Venturini oggi sul Corriere della Sera ci dice una cosa che non ci hanno detto nei giornali all'indomani delle elezioni, ma che tutti noi abbiamo colto: che forse non hanno vinto i sovranisti, come tutti quanti politicamente corretti dicono, ma democristiani e popolari.
anni e i socialisti non riescono a mettersi d'accordo, manca un leader in Europa, hanno perso tutti quanti, la Merkel ha perso, Macron ha perso, tutti là a incentivare il fatto non ci sono i sovranisti in Europa, ma insomma pensassero anche un po' ai fari loro, visto che mi sembra che non siano andati molto bene. Oggi lo certifica Venturini, prima pagina su Corriere della Sera, con il modo garbato con cui Venturini ovviamente scrive. Condono tombale, da una parte ci apre il Messaggero, dall'altra invece Bitonci della Lega lo nega sugli altri, della Lega lo nega agli altri giornali. Mutui, casi, mutui casa crollati del 9%, dice il Sole 24 Ore, e il motivo è uno solo: non l'aumento dei tassi, non la mancanza di liquidità, ma che la gente ha paura, di questo governo non si fida e tema che a settembre-ottobre saremo costretti ad avere una patrimoniale che arriva sempre e comunque sulle case. In realtà non so se questo avverrà mai, ma il punto fondamentale è che la percezione delle persone è questa, e non è una buona percezione, perché se il mercato edilizio non riparte, tra l'altro con l'articolo 10 di cui parlerò domani, è un casino che riparta, beh insomma, soprattutto per i fornitori, beh insomma questo è un problema per tutti noi. Sulla cannabis bis però vi voglio ricordare il pezzo favoloso, il reportage favoloso fatto da Alessandro Gnocchi, lo trovate sul mio sito nicolaporro.it, leggete Gnocchi e mi fumo l'Odissea su questa incredibile business della cannabis light che oggi imperversa e che viene vietato. La storia della bambina uccisa in mare, morta in mare perché non l'hanno salvata quelli della marina, è una fake news, è una bugia, è un falso, e chi l'ha diffuso? Le ONG. Le ONG, le stesse che ci raccontano quanto sono aumentati i morti in mare dopo che Salvini ha chiuso i porti, quanto sono bravi loro sul fatto che loro non vanno a prenderli come taxi del mare in Libia. Tutte truffe da parte di questi delinquenti disonesti intellettualmente, che si sono addirittura permessi di dire che la Marina italiana non aveva salvato una bambina morta in mare. Falso, completamente falso. Vi potete fidare di loro quando dicono che muoiono le persone in mare? Vi potete fidare di loro quando dicono che non è vero che Salvini ha ridotto i morti nel Mediterraneo riducendo i trasbordi? No, non vi potete fidare. In questo caso li abbiamo sgamati, chissà quante migliaia di volte le loro truffe ideologiche sono pervadono i giornali compiacenti e questi giornalisti embedded che gli piace tanto stare su queste ONG. Mi fanno orrore. Bellissimo il pezzo oggi, per concludere, di Maurizio Crippa, per chi è amante delle cose un po' più sofisticate, parla dell'OMS, un'altra inutile agenzia dell'ONU che si è inventata, inutile dovrebbe essere la più utile di tutti, che dice è fissata con la medicalizzazione di ogni aspetto imperfetto della vita. È un tema molto sofisticato: se tu stai male c'è sempre una medicalizzazione di, appunto, di un aspetto imperfetto, se sto lavorando troppo sono burn out, se un bambino non riesce ad andare bene a scuola in matematica ha la malattia, adesso non so come si chiama, che cita oggi Crippa, e dice questo deresponsabilizza di fatto noi, il bambino ad esempio che dice me sono molato, non è colpa mia, deresponsabilizza anche il professore che dice non è colpa mia che gliel'ho insegnata male, ci vuole un insegnante di sostegno. Straordinario il pezzo per chi la pensa come noi. Quello di Crippa vale mille altri pezzi ed è il tema, secondo me, politico. Qual è il libro bellissimo che avevo letto? Ho letto un libro bellissimo di questi bambini americani riempiti di pillole, che mi sembra che fosse di Foer, non mi ricordo se fosse suo, insomma di questa New York fatta da questi bambini completamente bombardati di pillole, quello per la DD, quello per la deficit di attenzione, quello, insomma Lunar Park si chiamava, ecco Lunar Park, però non mi ricordo di chi fosse. Va bene, io direi che per oggi è tutto, domani ci rivediamo con la zuppa e noi come sempre sul sito nicolaporro.it tutti gli aggiornamenti su queste giornate politiche confuse. Ciao!